Ed eccola qui la nuova Seat Leone, appena finita la presentazione della nuova compatta di casa Seat, versione 2020. La presentazione è appena finita, c'è tantissima gente e ci tengo a farvi vedere questa vettura e a spiegarvi tutte le caratteristiche, sia che riguardino il design esterno e interno, ma anche tutte le nuove tecnologie di cui questa vettura è dotata. Iniziamo a darle uno sguardo dal punto di vista del design e inizierete a scoprire che lo sguardo è andato subito a cambiare, andando a integrare dei gruppi ottici nuovi ereditati da Tarraco, che se visti dalla parte frontale hanno la classica firma luminosa triangolare di Seat, invece spostandoci sul lato diventano tridimensionali. Questi gruppi ottici sono poi incavati in un bicchiere della carrozzeria che vanno a dare tridimensionalità poi alla vista della vettura e che la rendono particolarmente accattivante. Anche il cofano si è allungato e i montanti anteriori sono stati arretrati appunto per dare una linea molto più slanciata. Sulla fiancata non ci sono grandissime novità, ma ci sono delle linee sempre più muscolose, come se fosse un fascio di nervi che viene coperto da un velo, e tutto questo va a creare, quando la luce va a colpire la vernice, dei giochi di luce molto particolari. La parte posteriore poi integra una grandissima novità, che è il gruppo ottico coast to coast, e soprattutto è illuminato in tutta la sua lunghezza, anche nella parte centrale. Questo qua è un allestimento FR, poi cambia il lettering di Leon, ma poco male. Vengono ripresi ovviamente lo stile triangolare del gruppo ottico, e questa è un po' la vettura. Ci tenevo a farvi vedere nuovamente la parte anteriore, cambiano un po' le dimensioni, cambia anche il passo dell'auto, passo che ora è più lungo di 5 cm, che va a dare un'abitabilità migliore e una stabilità migliore durante le percorrenze ad alta velocità. La parte anteriore invece va sempre a riprendere quello che abbiamo già visto su Tarraco, con una griglia molto stretta, molto bella, e ci sono grandissimi cambiamenti anche per quanto riguarda la parte interna, perché è completamente ridisegnata. Potete già vederlo adesso, poi appena salgo sulla vettura facciamo un focus un attimino più completo. Cambia perché c'è un nuovo volante, un nuovo sistema infotelematico, una nuova disposizione degli elementi interni e in generale la vettura si presenta molto più sportiva, pulita, e questo la rende sicuramente molto interessante all'interno del suo segmento. Inizio già a dirvi due cose che potete notare da là avanti, perché non c'è più la leva del cambio automatico DSG, ma c'è quella levettina, quello switch, quell'interruttore. Provo ad andare dall'altra parte, no, aspettiamo che finisca. Grandissimo, non vorrà mica collegare il dispositivo con il Bluetooth, sembra proprio di sì. Non c'è più la leva del cambio DSG perché il telaio su cui si basa questa vettura, che è la piattaforma MQB Evo, quindi l'ultima disponibile in fatto di integrazione di nuove tecnologie di guida, va a integrare dei sistemi come ovviamente il freno a mano elettronico, ma anche la possibilità di integrare un cambio, la levetta del cambio by wire, quindi senza più avere il leveraggio del cambio DSG che va a integrare con il cambio vero e proprio. Intanto che si liberano gli interni, vi parlo anche di motori. No, si sono liberati gli interni, quindi ve li faccio vedere qua dal posto passeggero. Sedili che hanno questa trama sull'allestimento FR rosso, molto carini. Lo spazio va a aumentare dietro, ma ne parliamo dopo. Andando a sedermi qua davanti, vi faccio vedere quali sono le grandi novità. Innanzitutto ci accoglie un display qua in mezzo da 10 pollici che va appunto a creare questa parte flottante nella plancia che anche qua crea uno stacco, perché va a stendersi orizzontalmente andando a dare un senso di spazio marcato, tutto con elementi a contrasto, materiali che possono essere cambiati a seconda dell'allestimento. E davanti al volante c'è un display da 12,3 pollici che va a comporre il sistema di virtual cockpit. Tutto questo poi si abbina con degli accostamenti veramente pregevoli. Mi piace la qualità costruttiva di Seat, è tutto morbido, e un tunnel centrale molto ordinato con questa levetta del cambio automatico che è appunto by wire, quindi mi piace davvero tanto. Guardiamo un attimo il posto guida e vedete, apprezzate il volante come cambia nelle forme. È una vettura che va a essere molto comoda, adozione di porte USB tipo C e ovviamente tutte le ultime tecnologie. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa del sistema infotelematico: l'interfaccia è stata sviluppata internamente da Seat e non va a riprendere quella del gruppo, ed è compatibile con le ultime tecnologie per quanto riguarda la predisposizione
all'utilizzo dei protocolli Android Auto ed Apple CarPlay Wireless. Qua dietro lo spazio va a aumentare per le ginocchia, perché il passo, che è aumentato di 5 cm, ne va a dare molto di più. Potete vedere adesso con il signore qua seduto come si sta comodi anche nella zona centrale, alzandosi. Per quanto riguarda il bagagliaio, c'è una capacità di 380 litri sulla versione hatchback e 620, se non vado errando, comunque sono più di 600 per la versione station, che in Seat chiamano Sports Tourer. Volevo invece parlare ora di motori, cerco di andare verso una vettura con il cofano aperto, perché la gamma motori è assolutamente completa. La piattaforma MQB Evo è pronta a predisporre anche un pacco batterie da circa 13 kWh, e per quanto riguarda le unità motori dovete sapere che ci sono, e anzi per la prima volta sono disponibili su Leon, i 1000 tre cilindri in due declinazioni di potenza 90 e 110 cavalli, poi troviamo i 1500 benzina da 130 e 150 cavalli. Ora, aperta parentesi, i motori benzina 1000 da 110 cavalli e il motore benzina 1500 da 150 possono essere abbinati a un sistema ibrido mild a 48 volt. Detto questo, andiamo avanti. Ci sono anche i motori top di gamma benzina 2000 da 190 cavalli, ovviamente tutte le motorizzazioni sono abbinabili al cambio DSG, da 190 cavalli il 2000 benzina, e anche il nuovo inedito 2000 gasolio del gruppo Volkswagen, qua intanto apprezzate il bagagliaio, da 150 cavalli. Questo motore diesel va a sostituire le cubature più piccole in termini di motori gasolio, dando più efficienza e più prestazioni, e su questa vettura arriverà in uno step di potenza di 150 cavalli. Motore diesel che è l'unico ad avere la possibilità di integrare anche la trazione integrale su Leon, quindi se volete una trazione integrale dovrete andare di questo propulsore 2000 gasolio, che secondo me è una scelta molto interessante visto i dati tecnici. Detto questo, continuo a parlarvi di motori perché non è mica finita qui. Infatti c'è anche la possibilità di avere la versione non mild hybrid ma plug-in hybrid, in questo caso abbinata a un motore 1400 TSI con potenza complessiva di 204 cavalli e la possibilità di percorrere 60 km in modalità solo elettrica, quindi assolutamente molto interessante, soprattutto per la paura che è un po' generalizzata ultimamente per via dei continui blocchi, traffico, eccetera, eccetera. Intanto vi faccio apprezzare un dettaglio dei cerchi e della sezione anteriore, e vi parlo anche dell'ultimo motore, molto caro a Seat, perché arriveranno ovviamente anche le motorizzazioni metano. Ci sarà la motorizzazione metano ci sarà una motorizzazione metano TGI da 130 cavalli. E per finire vi volevo dare due dati tecnici invece per quanto riguarda la parte di sicurezza attiva, telaio, eccetera eccetera. Qua dietro c'è un sistema multilink, qua davanti uno schema MacPherson, la piattaforma MQB non è la stessa che viene utilizzata su tutti gli altri modelli, questo è un errore comune, ci terrei a rettificare, a specificare meglio, perché quando si parla di MQB si parla di una strategia per cui i telai delle vetture del gruppo hanno alcuni componenti chiave come i supporti motore piuttosto che la posizione dei comandi della pedaliera in comune. Tutto il resto varia a discrezione della casa, e in Seat tendono sempre a trovare delle soluzioni che rendono i telai un attimino più rigidi e diano una dinamica di guida un attimino più accentuata. Detto questo, come vi ho detto, la vettura integra lo stato dell'arte dei sistemi di assistenza alla guida e di sicurezza, in particolare c'è il cruise control adattivo e predittivo, e questa è una cosa inedita perché utilizza il GPS per andare a prevedere se ci saranno curve rotatorie o quant'altro per regolare la velocità. Ovviamente tutti i sistemi di mantenimento della corsia e centramento e quant'altro, ma anche frenata automatica di emergenza, alcune soluzioni smart che in questo momento vado errando circa la loro nomenclatura ufficiale, ma che permettono ad esempio all'apertura della portiera di andare a notificare il conducente o il passeggero se per caso c'è un veicolo che sta sopraggiungendo piuttosto che un pedone, piuttosto che un ciclista. Quindi soluzioni che nella vita quotidiana rendono questa vettura particolarmente appetibile. I gruppi ottici sono in tecnologia LED, i gruppi ottici che ci sono qua davanti
sono ovviamente full LED, in totale ci sono 22 per faro, 44 LED che vanno a comporre uno schema matrix e danno 900 lumen, di luminosità massima. Le frecce sono dinamiche, integrate negli specchietti, e la parte anteriore ve la faccio vedere tra un secondo perché mi chiedono di darmi un istante. Comunque questa è la nuova Seat Leon e questa è un'anteprima. Adesso cercherò di fare qualche altro contenuto e cercherò di portare a casa ancora qualcosa di più succulento. Intanto vorrei sapere da voi cosa pensate di questa vettura, fatemelo sapere. Io la trovo decisamente affascinante, soprattutto dal punto di vista estetico e soprattutto per come sono stati disegnati gli interni. Seat è uno di quei brand, e qua lo dico e qua non lo nego, che mi ispira veramente tanto, perché all'interno del gruppo Volkswagen ha messo veramente tanto impegno nell'ultimo periodo e ha portato e ha creato dei prodotti che sono riusciti a farsi notare e apprezzare davvero tanto in tutti i paesi, con dati di vendita assolutamente positivi in tutti questi anni. Questa è una vettura che mi piace davvero tanto, voglio sapere da voi cosa ne pensate nei commenti, fatemelo sapere qua sotto in questo video, continuate a seguirci su tutti i nostri canali social e non. Su automoto.it trovate l'articolo con i dati completi della vettura, andate a leggerlo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!